given in English. So abbiamo il piacere qua di avere l'assessore all'ambiente della provincia di Ravenna, dico bene? Sì. Sì, della provincia di Ravenna, che parteciperà ai nostri lavori, diciamo, in questa fase iniziale e seguirà una serie di relazioni abbastanza interessanti che verranno svolte in inglese. Credo comunque che chi partecipa a queste riunioni, che hanno una base scientifica abbastanza solida, ormai si è abituata, se non a parlare in inglese, a capirlo. In ogni caso ci sarà la possibilità di chiarire punti che non sono stati chiari per via della lingua nel modo migliore possibile. Io chiederei adesso all'assessore di fare il suo intervento, poi farò un breve intervento io che introdurrà i lavori del nostro programma. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori che hanno realizzato una conferenza di respiro internazionale su un tema così complesso e naturalmente ringrazio tutti coloro, scienziati ed esperti nei campi più diversi, che hanno accettato questo invito. Vi rivelo che il titolo di questa conferenza, 20 anni da Rio 92, siamo più sostenibili? Mi ha subito spinto ad accettare l'invito degli organizzatori a partecipare all'apertura dell'evento, poiché si tratta di una domanda molto stimolante. Inoltre, ho avuto proprio la possibilità di partecipare al Vertice Internazionale di Rio più 20 a giugno. Infatti sono andata in rappresentanza della provincia di Ravenna per illustrare il progetto europeo Powered, progetto di cui la provincia è partner e che è stato scelto dal Ministero dell'Ambiente come esempio da presentare al Vertice. Il progetto Powered dovrà indagare quali siano le possibilità di sviluppo dell'energia eolica offshore nel Mar Adriatico. Al di là della specifica motivazione per cui mi sono recata in Brasile, sicuramente il viaggio è stato molto interessante anche dal punto di vista politico, perché mi ha permesso di notare, in un tempo e in un luogo concentrati, una serie di contraddizioni del nostro tempo. Vi descrivo infatti alcune immagini, non per raccontarvi il mio viaggio personale, ma perché mi sembrano significative come punto di partenza per rispondere alla domanda posta dal titolo della conferenza. In quei giorni a Rio de Janeiro c'erano in realtà due vertici: il vertice ufficiale dell'ONU, che era organizzato in un'area esterna alla città, in mezzo al nulla, nonostante le abbiano dato la ironica definizione di Rio Centro. Un'area che verrà diffusamente edificata in occasione degli imminenti mondiali dei Giochi Olimpici. Contemporaneamente era stato organizzato da associazioni ambientaliste, società civile, indigeni, eccetera, il cosiddetto controvertice di Cupola dos Povos, in un'area verde nel cuore della città, affacciato sul mare. Nonostante entrambi i vertici fossero incentrati sull'ecologia, apparivano in forte contrapposizione fra loro, sia come temi, stili, linguaggi e obiettivi. Un'altra cosa da cui non si può non rimanere colpiti nella città di Rio è l'odore dolciastro particolare che pervade l'aria, dovuto all'utilizzo del bioetanolo come carburante per le auto. Nonostante sia visto come un combustibile verde, presenta anch'esso delle problematiche, sia perché non porta a una riduzione del traffico, sia perché il suo uso diffuso sottrae terreni che precedentemente erano foreste, oppure dedicati all'agricoltura per uso alimentare. Ovvero innesca una competizione tra food e no food. Infine, un'altra contraddizione molto evidente, seppur non legata al tema di oggi, era la differenza fra zone della città in cui si poteva passeggiare da soli e di sera, senza nessun pericolo in quanto costantemente pattugliate dalle forze dell'ordine, e zone povere, poverissime, insicure e degradate, a poche centinaia di metri dalle prime, le cosiddette favelas. Detto questo, che relazione c'è fra questi esempi e la risposta che vogliamo dare oggi alla domanda posta nel titolo di questa conferenza? Cioè, siamo più sostenibili rispetto a 20 anni fa? Innanzitutto ciò che mi viene da rispondere alla domanda è dipende. E dipende appunto dal numero di contraddizioni, come quelle sopra illustrate, che riusciamo a far convivere nel nostro piccolo pianeta. Dipende da quale punto di partenza prendiamo. Se prendiamo il consumo di risorse in senso assoluto, è indubbio che questo sia notevolmente aumentato rispetto a 20 anni fa, a causa anche del progresso economico.
D'altronde non si può certo pretendere che chi finora ha vissuto in scarsità di risorse ed ora ha la possibilità di uscire dalla povertà, vi rinunci solo per consentire ai paesi ricchi di mantenere i propri livelli di consumo. Nello stesso tempo, rispetto al 1992, è aumentata di moltissimo la consapevolezza del rischio che sta correndo il nostro pianeta. Se nel 92 l'appello di una bambina di 12 anni a divenire la rotta era dirompente e rivoluzionario, oggi su questo tema si discute costantemente in conferenze internazionali. Sono convinta che essere consapevoli del fatto che il problema esiste sia la prima strada verso la sua soluzione. Solo sulla base di questa considerazione, forse, si può essere ottimisti sia nella risposta alla domanda della conferenza, sia nell'analisi del messaggio politico che è uscito dal vertice di Rio+20. Dalla conferenza di Rio, infatti, non sono emersi consistenti passi in avanti negli accordi internazionali, ma, come sottolineato da alcuni politici di lunga esperienza in materia di convegni internazionali su temi ambientali, non si sono neanche fatti pericolosi passi indietro rispetto alla conferenza di Durban del 2011. E il rischio di arretramento era ben presente, soprattutto a causa dell'aggravarsi della crisi economica. Il documento che è uscito dal vertice, poi, essendo un documento dell'ONU, doveva necessariamente essere votato all'unanimità, cioè accettato da tutti i paesi, ciascuno con la propria condizione economico-sociale e con il proprio livello di inquinamento. Con queste premesse, il documento firmato non ha potuto che essere un compromesso al ribasso, soprattutto nella definizione degli impegni concreti, non più presenti a differenza di Rio 92, dove si sottoscrisse il protocollo per la biodiversità. E sicuramente il fatto che i grandi della Terra lo abbiano sostanzialmente disertato, soffermandosi invece, nello stesso periodo, al vertice del G20 in Messico, non ha fatto che indebolire le posizioni emerse. Tuttavia, vi è un grande impegno politico, che forse viene avanti sotto traccia per difendersi dagli attacchi che le lobby condurranno finché non si realizzi. Per la prima volta tutti i paesi, anche quelli emergenti, affermano che per uscire dalla crisi nei paesi ricchi e dalla povertà nei paesi in via di sviluppo non si può prescindere da una green economy equa e solidale. In altre parole, la via d'uscita per il miglioramento della vita dei cittadini in tutto il mondo non è più la crescita alla quale bisogna affiancare una politica di riduzione del danno, ma è lo sviluppo sostenibile. Ed è qui che mi ricollego al discorso iniziale e chiudo. Sulla Terra vi sono moltissimi paesi e ciascuno di essi ha un punto di partenza, che può essere rappresentato dal vertice ufficiale a Rio Centro oppure dal controvertice presso la cupola dos Povos. I due vertici sono stati in forte contrapposizione, poiché quello ufficioso sosteneva il concetto di giustizia sociale, mentre quello ufficiale il concetto di economia verde. In sostanza, sia la società civile che gli stati e i governi sostenevano la necessità di continuare sulla strada dello sviluppo, ma riconvertendolo alla sostenibilità. Ma mentre da una parte vi era chi contestava il modello stesso del capitalismo, dall'altro c'era chi voleva riconvertirlo, dandogli un volto umano, per così dire. Personalmente credo che, sebbene la prima ipotesi sia a prima vista quella maggiormente auspicabile, l'obiettivo non si possa raggiungere che perseguendo la seconda. I paesi ricchi, che possono permettersi anche il lusso di mangiare biologico, non possono impedire ad altri paesi la possibilità di sviluppo e di uscita dalla povertà. Condividere che è necessario farlo rispettando il pianeta su cui si vive e non, come sempre hanno fatto i paesi più industrializzati, semplicemente sfruttandolo, permette alla fine di rispondere sì alla domanda iniziale, almeno dal punto di vista politico, mentre da quello scientifico lo scopriremo oggi quale sarà l'evoluzione. Siamo diventati più sostenibili rispetto a 20 anni fa, anche se la strada è ancora molto lunga, non soltanto nel governo dei grandi della terra, ma anche nella politica quotidiana degli enti locali. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringrazio a nome di tutti per l'intervento dell'assessore che ci ha introdotto anche nella dimensione politica di questo grande problema. Effettivamente non si poteva essere d'accordo sul primo punto della conclusione di Rio+20, che è quello di sradicare la povertà. Però è un concetto che ha in sé un grande contenuto anche etico, non solo pratico, ma difficilissimo per il momento da conseguire. Bene, io a questo punto proseguirei nei lavori
ho un piccolo messaggio che ci è arrivato da parte di una persona che doveva presiedere questa sessione, la quale mi ha pregato di sostituirla, che è un alto dirigente dell'Unione Europea, che sta diventando per il 1º ottobre di quest'anno direttore di un'unità molto importante dedicata proprio agli studi sull'ambiente e sulla sostenibilità, che è la dottoressa Maria Betti, che è stata fino adesso direttrice del laboratorio oceanografico di Monte Carlo. Mi ha pregato di portarvi questo saluto, che adesso io leggerò in italiano, però c'è anche la versione in inglese, perché è stata molto carina, mi ha mandato tutte e due le versioni. Cari colleghi, con grande rammarico mi è impossibile prendere parte a questo simposio, il cui argomento di discussione considero di grande importanza ed attualità. Alla fine della settimana terminerò il mio mandato presso l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica come direttore della divisione Laboratori Ambientali, e il 1º ottobre prenderò funzione di nuovo alla Commissione europea come direttore dell'Istituto per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile del Centro Comune di Ricerca della Commissione di Ispra. Chiudo il mio mandato alla IAEA con l'istituzione di un centro internazionale sulla acidificazione degli oceani, che è stato annunciato alla conferenza di Rio lo scorso giugno. Credo che questo sia un inizio molto importante per lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani. Nella mia nuova funzione presso la Commissione europea, in qualità di direttore di un istituto il cui campo di attività è centrato sull'uso sostenibile delle risorse strategiche come l'acqua, i suoli, le foreste, l'aria, l'agricoltura sostenibile, ma anche la biodiversità e il cambiamento climatico, continuerò a perseguire iniziative che favoriscono lo sviluppo sostenibile. La discussione dei risultati di questo simposio di oggi sono di estrema importanza. Il mio sincero augurio per un'eccellente riuscita. Ecco, questa mia lettura di questo breve testo che è stato mandato da Maria Betti ha un significato intrinseco importante. Maria Betti ha fatto un gesto che io interpreto come voler far parte di questo gruppo che da 5 anni si riunisce periodicamente in occasione di Ravenna 2012, da Ravenna 2008, proprio nell'intento di fare il punto su quelli che sono soprattutto gli studi nel settore dell'ambiente. In particolare qui abbiamo dei grandi esperti anche dello studio delle coste, e quindi io mi auguro che quest'altr'anno potrà essere lei quella che dirige questa iniziativa. Ecco, io adesso passerei, e sarò anche in questo caso, mi avvarrò della facoltà di poter leggere, perché non voglio portare via tempo ai relatori, ma giusto qualche informazione su come si svolgeranno i nostri lavori. E qui finisco col mio italiano e cercherò di fare del mio meglio con l'inglese, chiedendo scusa a quelli di lingua madre, diciamo, sicuramente gli svarioni che farò. It is for me a pleasure and an honor to open this conference devoted to the analysis of 20 years after the first summit held in Rio de Janeiro. I am aware that examining this period in a satisfactory way is a very difficult task due to the high complexity of the whole framework. Representatives of all nations tried to do it last June, unfortunately with little result. It is, no. It is for me a particular pleasure to give a warm welcome to all participants and especially to the speakers, many of them coming from abroad. A particular welcome to the friends coming from Russia and Germany who are participating for the first time in this meeting, taking place every year in the splendid city of Ravenna. We all are engaged in teaching and making research in the field of sustainability, and we all know that the effort required in pursuing these objectives is extremely important, but I think all agree that any step forward is useful for ourselves and for the people being in touch with us, like our students.
The conference will analyze the relevant progress made in the last 20 years, putting into evidence the need to solve the crucial problems affecting environmental quality of local and global situation. Some improvement has been achieved in decreasing poverty and improving health care and education, but some issue dealing with energy availability, and this will be a theme described by different speakers that will follow, with energy availability and ecological well-being are still unsolved. Results of activities of long-lasting change take time to show results, and many goals have not yet been achieved despite strong political and technical efforts. Now, a very brief consideration of the situation of our planet. The world population has now increased to 7 billion people, and by 2050 there will be 9 billion. One out of every five people currently lives on $1.25 a day or less. 1.5 billion of the world do not have access to electricity. 2.5 billion do not have a proper toilet. Greenhouse gas emissions continue to rise. More than one third of all known species could go extinct if climate change continues. The most part of this short introduction is taken from a document written by United Nations that you will find in internet very easily. So we will face our task today by analyzing all these different points. There is a list of different presentations that you will follow, starting with the concept of sustainability introduced by Marco Abbiati, but there are a number of others. And you can notice that we have also people coming from outside the European Union, particularly from Russia. This is the first time. By the end of the conference, the recently published book, La gestión sostenible del ambiente, because I cannot translate Spanish into English, will be presented by myself, Professor Serrano, and our journalist, Paola Rubio. And now a very, very, very quick presentation of figures. So in this picture you see the growth of the population in the world, and you see that in the last 20 years we have a growth of 26%. This is a big amount. And so every people coming to our community has the right to have energy, to have water, clean water, to have food, and so on. And so the growth of population means also a better exploitation of resources. You see that there is also a concentration, we are talking about it before, of population, and you see that in developed country we almost reach 80% of the population living in the city. So everyone is involved in the problem of environment. Also public institution, local institution, they know what it means to have a proper environment in a city. You have to take care of many things, you know. There is no doubt that we need specific competences. And also the right. This is a picture, very interesting, I will show to you, because In 20 years, you see a part of China here. This is, the delta of a river. In 20 years, you see how population has been developed and the number of buildings existing in this area. So these are situations not favorable to have a proper environment. And also, you see that there is a growth also in food consumption, in food supply. And especially, you know that if we base
our eating on meat, this means that you are consuming more energy. And this is the Human Development Index. This is a parameter measuring the, say, the well-being of a person. And you see, this is a positive situation, because you see that there is an increase all over, also in Africa. You see that the slope is very similar to that one in developed country, but there is much work to be done too. And these are the emissions of CO2, which are very, you have an increase of 36% in 20 years. And then this means something positive, an inversion of tendency, because the trend, instead of having a positive slope, we have negative slope, and this is something that must be increased more and more. And this is a kind of energy intensity, because the amount of CO2 is directly connected with the amount of energy you are producing. And so also this means that you can have the same results with less energy to produce a certain amount of richness. And we have many people competent in the field of sea level, but this is the trend of the sea level, that it is increasing without stop. And so this is something that's very important to take under control. And this is the energy intensity, which is very similar to the previous graph, putting the CO2 instead of energy, but energy and CO2 are strictly connected, because we are taking 80% of our energy needs from fossil fuels. So this is the reason why. And also the electricity production. This is, I think it is very well known, because to have electricity means to have progress now, means to have better condition of life. And so there is what I call the penetration of electricity into the energy market. And this is very important. But nevertheless, there are many people that they don't have enough, they don't have at all any electricity. And this means a very low level of development. And you see, this is a very interesting picture taken by, I think, by the NASA, the United States. You see how it is distributed, the electricity for lightning. And you see that where there is much light means there is more electricity and more well-being. But you see how it is the situation of Africa or South America, some other areas of our planet. And this is a picture we better take in our mind, because this is a primary need. And the primary energy is increasing also. And you see that the increase, especially of developing countries, is much higher. You can think about India and China. They are consuming a lot of energy. So this is a general picture, just to put our works in this framework that is representing that our planet undergoes to a very, very strong pressure to better the quality of life of all the people of our planet. Thank you very much. So now will be given the presentation of Marco Abbiati. I invite him. Marco Abbiati is professor of marine ecology, is that right? Yeah, or ecology in general. And is teaching in Ravenna, has been for many years my colleague in the course of environmental sciences. So I'm particularly happy to have Marco here to give his speech. Please. Thank you. Thank you, Buzzi. Okay.
So good morning to everybody, and I would like to thank the organizers to PowerPoint. The organizers for inviting me to give this presentation, and it was a good opportunity for me to think about my criticism towards sustainable development and to focus on that by reading some new papers and books that have been published recently about sustainable development. And I also think it was very interesting to hear from Marilyn Cuzzi about her experience in Rio, because these huge conferences are obviously important to make the point on specific issues, but unfortunately they are rarely addressing the issue properly. So the concept of sustainable development, as we everybody knows, has been basically published in 87 by the Buckland Commission, and how it has been defined, it is obvious that it represents a compromise between different parties, as it happened in Rio also a few months ago, because it's extremely vague, the definition of sustainable development. Must meet the needs of the present and also guarantee the needs of the future, but it's not really clear what needs are, and I mean, what does it mean to compromise the ability to go to achieve the needs that you would like to achieve. And the conference in Rio had some deliverables which were important and which have been driving for about 20 years the management of environment in the world. Agenda 21 was very important in terms of basically forcing towards a exchange and involvement of stakeholders, but also end users and of the society in the decisions that are dealing with the environment. The Convention on Climate Change, the Convention on Biological Diversity were also extremely important, because 20 years ago they already pointed out that climate change was going to be one of the major issues for the world. And biological diversity or biodiversity is important to guarantee the well-being of humans. It's not just the pleasure of having many species around the world, but is needed to guarantee the well-being of humans, of humanity. There were also remarks on the definition of sustainable development that has been made in Rio. Herman Daly for the World Bank said that it is an impossibility theorem or a bad oxymoron. So I must say that it's quite understandable, his position. He's an economist and is really stressing that sustainable and development are two terms, that the first one dealing with environment and the second one with economy, and they should have merged in this, I mean, definition of sustainable development. Indeed, they stayed separate. It's like living together without having much exchange. Other people has been criticizing, even in a more harsh way. Beckerman from UK was saying that it's either morally repugnant or logically redundant definition of sustainable development. And I think that Beckerman is also from the World Bank, so it's not that. It's very influential people, influential in terms of development of the world. And the morally repugnant or logically redundant, it's basically because if we don't develop our society, we will keep poor people in poor condition, so that is moral. And if we think about soft sustainability and not hard sustainability, which means just about using the environment possibly without damaging it too much, this is already implicit in the definition of the welfare that economy is taking care of. And so it's, to him, redundant to speak about sustainable development. And then there's people that think that, like Radcliffe from UK, that thinks that there is basically something like philosophical approach which is not really related to the practical, so to the practical questions. So I have to speak about the evolution of the concept of sustainable development. Indeed, I mean, I try to
to see where it comes from and, in my opinion, obviously, where it can bring us. If we look before 1987, we can see that there was a Club of Rome which involved industry, politicians, scientists, and different, I mean, and the society overall. And the Club of Rome published a report on the limit to growth, so this may be seen as, I mean, something that was already in the stream of the sustainable development. Just after the Second World War, the United Nations founded the IUCN, which is again dedicated to the equitable and ecologically sustainable use of natural resources, which is already something about sustainability. But we can go further backwards in the early time of the Industrial Revolution, when a handbook on forestry was already referring to sustainable yield, which is the embryo of sustainable development concepts. Oops, I'm accustomed to use mouse in different ways. Okay. But back again, a few thousand years before the Industrial Revolution, we can see that in the Greek and Roman civilization,